Eccomi pronta a raccontarvi una nuova storia, intrigante e misteriosa, ma partiamo subito perché il video di oggi è molto lungo. Ci troviamo a Parma ed è il weekend fra l'8 e il 9 febbraio del 1986, il fine settimana di carnevale nella godereccia Emilia che si prepara a far festa. E quella notte Parma sicuramente non si risparmia e fa festa fino alle prime luci dell'alba. Il mattino dopo, domenica 9 febbraio, alle 10 circa del mattino, in giro non c'è quasi nessuno. La città si riposa dopo i bagordi della sera prima. Una città ricca, Parma, colta, ma che ama tanto anche divertirsi e le cose belle. Michele Mazza di anni 14 quella mattina, a differenza degli altri, non sta riposando. Esce da casa di sua nonna, sita in via Turchi, alle ore 10, perché suo padre Carlo quella notte non è rientrato a casa. Beh, è già successo. Carlo Mazza, un cinquantenne di Parma di cui vi parlerò fra poco, è abituato a godersi la notte fino in fondo. Ma appena scende in strada Michele nota subito qualcosa di strano. Lì sotto, correttamente parcheggiata, c'è la Renault 5 rossa di suo padre Carlo, con i vetri oscurati dalla neve gelata. Si avvicina e tra i pertugi del ghiaccio nota qualcosa di strano. Sì, all'interno c'è una sagoma. Sì, è suo padre. Sembra addormentato, ma in una posizione innaturale, perché ha le braccia a penzoloni e il capo che poggia sul volante. Michele spaventato corre a casa. Nonna, c'è papà di sotto che dorme in macchina. Ma no, Michele, il papà non sta dormendo. Fermiamoci però un attimo qui e zoomiamo sul protagonista. Chi è Carlo Mazza? Come sempre ve lo metto qui sopra. Parto con il dirvi che Carlo Mazza è un'istituzione a Parma. Lo conoscono tutti, il delfino delle fonderie Mazza. Un uomo fortunato che vive leggiadro, cullato dai piaceri effimeri che per lui hanno un'importanza quasi sacrale. Sempre curato, ben vestito, classico, mai appariscente. La vita notturna, la vita dei night, è la sua. Ne frequenta tanti di locali e ultimamente frequenta in particolare lo Schilling, dove Fabio, il proprietario, gli riserva sempre lo stesso tavolo. Non il migliore, badate bene, non quello davanti allo spettacolo, ma quello più defilato, più in ombra. Ma chi entra in quel locale, in quel salone, lo nota, nonostante questo. Le ballerine lo notano, perché Carlo è semplicemente un uomo magnetico. Taciturno ma brillante, vanitoso forse. Si allena ogni giorno in palestra e scatta fotografie al suo mezzo busto nudo, riflesso allo specchio del bagno. L'unica piaga nella sua vita, altresì perfetta, è la consapevolezza di non essersi costruito da solo. La sua fortuna la deve al padre, proprietario di una fonderia. Un padre morto da tempo e nonostante Carlo non volesse seguire le orme del padre, non ne ha mai disdegnato i soldi che ha celebrato in ogni modo e in ogni forma. A un certo punto del suo percorso però vi aggiungo anche che decide di aprire una sua attività, una rappresentanza di tubi. La sua vita ruota attorno alle auto, ai vestiti, agli appartamenti belli extra lusso, alle vacanze super costose e ovviamente alle donne. Ne ha avute tante, Carlo, tutte bellissime e la più bella di tutte, dicono appunto anche al bar che lui frequenta, Loredana Rossi, ex Miss Parma, l'ha anche sposata. Carlo di Loredana, capelli lunghi e lisci e lentiggini, si era perdutamente innamorato. E i due avevano avuto un figlio, Michele appunto. Ma Loredana si rese ben presto conto che nella sua vita con Carlo c'era un prezzo da pagare. E vi voglio raccontare questa parte di storia attraverso una favola, la famosa favola presente in diverse culture dello scorpione e della rana, proprio perché mi piacciono molto le fiabe. Uno scorpione ha un grosso problema. Si trova sulla sponda di un fiume, deve attraversarlo, ma non sa come fare. Vede una rana e le chiede di trasportarlo fino all'altra sponda. La rana però si rifiuta perché ha paura di essere punta da quello scorpione e uccisa dal suo veleno. Ma lo scorpione la rassicura.
Che senso avrebbe pungerti durante il tragitto? Tu affogheresti e con te anche io. Sentite le ragioni dello scorpione, la rana accetta. Lo scorpione le sale sulla schiena e dunque la rana inizia a guadare il fiume. Ma arrivati a metà strada, lo scorpione la punge. La rana si volta sgomenta e poco prima di affondare chiede allo scorpione: Ma perché? Perché lo hai fatto? E lo scorpione la guarda e con un sussurro le dice: Perché è la mia natura. Chiaramente Carlo mazza lo scorpione e punge la sua natura e Loredana è ben presto costretta a fare i conti con questa dura realtà. Poco dopo la nascita di Michele, pochi anni dopo il matrimonio, i due si lasciano. Vivono nella stessa via, in Via dei Turchi, Loredana nella loro vecchia casa insieme al figlio Michele, mentre Carlo va a vivere con sua madre. Nonostante la separazione, però rimangono in buoni rapporti, perché, nonostante tutto, Carlo ha la preziosa qualità di farsi volere bene. Così Carlo vive con la madre all'epoca dei fatti a 50 anni. Di giorno gira per la periferia col suo camion colmo di attrezzi e di tubi. Chi lo vede sorride quasi perché non è abituato a vederlo così sporco e indaffarato, ma Carlo sorride perché sono quei tubi a dargli da vivere e soprattutto a pagargli le notti. Ed è grazie a queste notti che Carlo conosce la seconda protagonista della nostra storia, la bellissima Katarina Miroslava. Metà tedesca e metà polacca, i due si conoscono proprio allo Schilling, dove Katarina lavora come ballerina una volta al mese. Che ve lo dico a fare, 24 anni, bellissima, alta, snella, con due penetranti occhi verdi contornati da ciglia nere. Lo Schilling è un night nei pressi di Modena, molto in voga alla fine degli anni Ottanta. Katarina lavora lì una sera al mese come ballerina. Il suo numero più richiesto è un numero di coppia, dal titolo Virginia e Victor. Provo a descrivervi chi sono Virginia e Victor. Sono due ballerini vestiti da extraterrestri, con degli abiti coperti di lustrini e riflettenti, che prima fanno questa guerra armati di scudi e di elmi e di pistole laser e poi invece fanno la pace e fanno l'amore attraverso questa danza erotica. Quindi è un duetto abbastanza interessante, diciamo, per chi partecipa agli spettacoli, soprattutto perché è molto particolare. Questa danza erotica poi alla fine termina con la morte del ballerino, del compagno di Katarina, che è il suo compagno anche nella vita, perché è suo marito, e lo mettiamo qui, e si chiama Witold. Witold Kawaciski è polacco, ma durante gli spettacoli non se lo fila nessuno. Gli occhi del pubblico sono tutti appuntati su di lei, su di Katarina ovviamente. Witold senza Katarina non può esistere, mentre invece Katarina da sola può benissimo continuare a lavorare. Al termine degli spettacoli, solito copione, Witold abbastanza demoralizzato si trascina in camerino dove fuma come una ciminiera e gioca a scacchi con i colleghi, mentre Katarina sta lì a godersi tutta la gioia e tutti i complimenti che gli arrivano dai clienti senza però mai andare oltre. La sera in cui conosce Carlo allo Schilling, però, le cose vanno diversamente. Katarina viene invitata a presentarsi al tavolo di un cliente affezionato che la vuole conoscere. Katarina, inizialmente imbarazzata, non vorrebbe andare, ma poi alla fine, dopo qualche blanda protesta, si presenta al tavolo da Carlo. Un colpo di fulmine. Da quella sera, siamo a marzo del 1985, Carlo riprende a frequentare assiduamente lo Schilling e anche Katarina riesce a convincere senza troppi sforzi il proprietario del locale ad ospitarla più spesso, dal momento che comunque il suo numero va alla grande. I due diventano amanti. In realtà, come dirà Katarina, i due sono davvero innamorati. Il loro è un amore che nasce tra le luci soffuse del club, che cresce di giorno in giorno per poi rivelarsi nelle strade della città. Carlo Mazza è un playboy incallito, con tante donne. E fino ad allora nessuna ha mai varcato con lui le porte immaginarie della città di Parma, fino a Katarina almeno. Tutti sanno della loro storia, tutti a quanto pare, ad eccezione di Witold, il marito di Katarina.
Ma parliamo un attimo nel dettaglio della storia tra Katarina e Witold dall'inizio, perché questa storia avrà un grosso peso nel dramma che sto per raccontarvi. I due si conoscono che Katarina non ha ancora 18 anni. Si incontrano per la prima volta nella sala d'attesa della questura di Danzica, dove entrambi debbono fare dei documenti. Non si scambiano nemmeno una parola perché lui è troppo timido per tentare un approccio con lei. Lui quindi la guarda solo di sottecchi, ma il caso vuole che 2 giorni dopo si rivedono per strada casualmente e per Witold quello è un segno del destino, quindi deve assolutamente parlarle. La ferma le dice: "Ti ricordi di me?" Beh, da quel preciso momento le loro vite si annodano. Witold è molto più grande di Katarina, ha 29 anni e ha già una vita piena di esperienze, mentre Katarina ha appena 17 anni e non ha ancora scoperto il potere della sua bellezza. Witold è nato a, il traduttore vocale mi ha detto che il termine esatto è Gdynia, comunque una città portuale vicino a Danzica, il 16 agosto del 1951. Il padre è morto, la madre si è risposata con un compagno molto più giovane e vivono in una casa sperduta nel bosco, dove Witold dichiarerà di aver avuto un'infanzia felice. Witold lavora come cameriere e prova anche a studiare per un certo periodo architettura. Come Carlo, anche Witold è appassionato di macchine, ma in particolare della Formula 1 e il suo campione preferito è Niki Lauda. E quindi darà anche appunto a suo figlio in suo onore il nome Niki. Invece Katarina è nata il 30 aprile del 1963 a Laurut, spero che si dica così perché il traduttore vocale non mi ha dato cenno rispetto a questa città polacca, quindi ve la dico così. E questa è una cittadina tedesca che poi a un certo punto passa alla Polonia. Inoltre ha un fratello con un nome impronunciabile anche qui, che però tutti fortunatamente chiamano Zibi. Pensate che quando il padre di Katarina lavorava come ingegnere a Berlino, Katarina e Zibi rimanevano presso una zia che aveva solo 9 anni in più di Katarina, quindi Katarina sperimenta anche una libertà che apprezza molto durante la sua giovinezza. La frequentazione però fra Witold e Katarina rimane molto segreta all'inizio, perché la famiglia di Katarina non avrebbe mai accettato per lei un uomo così grande. Sarebbero in realtà solo 12 anni in più, però la famiglia di Katarina non approvava, anche perché Katarina era minorenne. Finché un giorno, sul tragitto da Berlino a Danzica, Katarina chiede alla madre in treno di poter scendere alla stazione di Leba, dove Witold nel frattempo sta gestendo un piccolo bar sulla spiaggia insieme a sua madre. La mamma, imbufalita, nega il consenso, ma Katarina, arrivati alla stazione di Leba, scende dal treno e scappa da Witold perché la madre nel frattempo si è addormentata sul treno. Quella stessa notte Katarina e Witold concepiscono Niki, appunto il figlio di Katarina e di Witold. Aspettare un bambino a 17 anni con un uomo molto più grande, per giunta non sposati, non è un bellissimo affare nella Polonia ultracattolica e rigorosa dell'epoca, quindi ora Katarina ha una bella gatta da pelare. In sostanza, in una sola notte è diventata donna. Lasciati gli studi, Katarina va a vivere a Vienna con Witold, dunque non è più considerata una giovinetta come prima, quindi deve lasciare gli studi e deve comunque mettere su famiglia. Vanno appunto a Vienna e Witold trova lavoro presso un nightclub, il Renz, come tecnico delle luci e del suono. Quando Niki nasce, la coppia va a vivere in un appartamentino sopra questo nightclub, il Renz Cabaret, che i due iniziano a frequentare sempre più assiduamente. Anche Katarina inizia a passare molto tempo all'interno di questo nightclub, per in parte vedere suo marito Witold, ma in parte perché si sente molto sola e soprattutto vuole anche gustarsi, assaporarsi anche solo di sfuggita quella libertà, quella giovinezza che a un certo punto è stata troncata. Il proprietario del Reds Cabaret si chiama Hans e propone di divenire cameriera perché comunque è una ragazza piacevole, molto bella, ma ci sa anche fare con i clienti, ha dei bei modi e Katarina, entusiasta, accetta. Hans la prende sotto la sua ala e spesso la difende anche dai corteggiamenti dei clienti che non sono neanche troppo velati e
E anche perché vede Katarina ancora molto smaliziata in difesa, perché ancora non ha mai avuto approcci con il pubblico maschile e non si rende neanche conto del potere della sua bellezza, del fascino che la sua bellezza ha sugli altri uomini. Hans la porta anche in giro con sé nei vari locali di Vienna in cui collabora e qui Katarina inizia a rimanere davvero rapita. Non tanto dal lavoro dietro al bancone, quanto da quello sul palcoscenico, perché rimane estasiata nel vedere i vari ballerini che si esibiscono sul palco. Comincia a covare quindi il desiderio di non essere più una barista, ma di divenire un artista. Una sera avviene l'incontro fortuito. Witold e Katarina conoscono una nuova coppia di artisti con cui fanno amicizia. Si chiamano Elvis, detto Mascella d'acciaio, e Nancy. Loro sono appunto un duo artistico, è una coppia anche nella vita e hanno anche un figlio dell'età di Nicky con cui Nicky inizia a giocare, quindi iniziano a passare sempre più tempo insieme e Mascella d'acciaio, Elvis e Nancy raccontano com'è la vita da artisti, la dipingono come una bella vita, certo sono sempre itineranti, però le paghe sono buone, comunque è una vita anche molto avventurosa. A quel punto Katarina convince Witold a tentare quella nuova vita, quindi perché no? Perché non possiamo anche noi diventare un duo artistico? Nascono dopo vari tentativi Virginia e Victor, due amanti intergalattici. Il loro numero è una danza erotica di due extraterrestri che prima fanno la guerra e poi infine l'amore. Dopo mesi di tentativi, aggiustamenti, imbarazzi e prove, finalmente la coppia debutta nei sobborghi di Vienna ed è un vero successo. Comincia una nuova vita e Katarina cambia, appare inebriata dalle luci del palco e quel palco è a sua volta innamorato di lei. Qualcos'altro però le invade il cuore, una profonda insoddisfazione. Guarda il volto di suo marito che ormai le pare così stanco ed invecchiato, mentre il suo è pieno di gioia, di vitalità e di voglia di vivere. Desidera in particolare quella vita che non ha mai vissuto davvero e quell'amore che non ha mai incontrato. Witold diviene un peso per lei che la fa colare a picco. Inoltre si rende conto di quanto gli uomini la desiderino e lei desidera loro, ma non nel senso che va con chiunque, cioè chiariamoci, però le piace molto sentirsi corteggiata. Finalmente ha scoperto il potere ammaliante della sua bellezza. E le piace questa cosa, cioè sono cose che dirà lei, non le dico io. In particolare conosce Peter, ma la loro sarà una storia platonica. In realtà Katarina non è che tradisca Witold a destra e manca, però ha bisogno anche solo di sapere che può avere qualcun altro che non sia quel marito che ormai non sopporta più. Quindi inizia questa relazione platonica con questo Peter, che in realtà è una relazione fatta più che altro di sguardi colmi di desiderio. Desiderio, frasi non dette, ma quando Witold si assenta anche per lavoro, i due escono, vanno a divertirsi, come farebbe comunque una coppia di giovani che si sta frequentando, anche se tra i due a quanto pare non accade mai nulla di più. Non accade nulla di più anche perché una volta, una sera, Witold torna prima del previsto da un viaggio di lavoro e lì fa per la prima volta assaggiare la sua grande gelosia a Katarina. Trova Katarina, che è uscita appunto con Peter, davanti al pianerottolo di casa e l'afferra per la gola. Peter così rimane indietro in tutti i sensi, lei riesce a calmare il marito e decidono di partire per una nuova tournée, per un viaggio con i loro spettacoli e di lasciarsi tutto alle spalle. Viaggi bellissimi di locale in locale, intensi però anche insoddisfatti. Nonostante quanto vi ho detto, quindi nonostante questa insoddisfazione di Katarina, Katarina in questo periodo, dopo Peter, sposa Witold. Si sposano il 15 giugno del 1982, mentre appunto sono in giro a fare i loro spettacoli e poi si scattano semplicemente una foto di fronte a una chiesa. Il loro è un rito civile, ma scattano questa foto all'esterno della chiesa per poi mostrarla ai parenti che desideravano un matrimonio cattolico. Tornano sempre ad esibirsi e il loro numero che diventa sempre più un successo, ma Witold inizia a rendersi conto che gli occhi, occhi abbastanza vogliosi, sono tutti per Katarina, cioè a lui proprio non se lo fila nessuno, lui è soltanto
un contorno per Katarina. E mentre dunque Witold piano piano inizia a covare sempre più rabbia, più frustrazione e più insicurezza, il carisma di Katarina cresce proporzionalmente di notte in notte. Vanno in Israele e anche qui è un successo. In sostanza tutti li vogliono in questo momento e tutti li cercano, tutti se li contendono e quindi fioccano le proposte lavorative da tutto il mondo. Ma anche qui Witold e Katarina non hanno dubbi e scelgono la loro prossima meta, l'Italia. Iniziano a Rimini presso l'altro mondo che è appena aperto, poi vanno alla Fiera delle Discoteche dove Katarina sfila come modella e verrà consacrata come una star. Qui conosce Fabio, il proprietario dello Schilling, che ingaggia il duo per lavorare da lui una volta al mese. A questo punto la coppia prende un bel appartamentino a Modena, Nicky inizia ad andare a scuola, guadagnano bene e tutto sembra andare a gonfie vele. Ma nonostante questa occupazione notturna piuttosto pepata e fuori dagli schemi, in realtà la loro relazione fuori dalla notte, quindi la loro relazione quotidiana di vita familiare e di casa si è da tempo seduta sul divano. Ormai è una routine che li soffoca e che li imprigiona e che soprattutto soffoca e imprigiona Katarina. Poi c'è un altro fattore però che contribuisce alla rottura di questa coppia, perché a un certo punto Fabio, il proprietario dello Schilling, decide che Katarina può benissimo lavorare da sola. E licenzia dunque Witold. Il duo artistico a questo punto viene scoppiato, demolendo del tutto non soltanto l'autostima del professionista, ma anche dell'uomo che ci sta dietro. A questo punto Katarina, sola e libera, incontra gli occhi magnetici di Carlo, mentre Witold, senza un lavoro e sempre più depresso, può solo fare le valigie e tornare in Germania con il loro figlio Nicky per cercare quantomeno un lavoro lì, dove ha più possibilità. Per lui lì ormai non c'è più posto. Katarina si sente finalmente libera e capisce di non aver mai davvero amato Witold. E la storia con Carlo si intensifica. Si vedono ogni giorno, fanno l'amore appena possono e dove possono. Si stabiliscono in un rustico incantato che diviene la base del loro amore. Vanno anche in vacanza tante volte. Katarina descrive il loro amore come famelico e insaziabile. Ma Katarina viene anche introdotta nella vita di Carlo, conosce anche la famiglia di lui, conosce ad esempio la mamma di Carlo, ma anche il figlio Michele, con cui instaura una tenera relazione di rispetto. Carlo le propone di lasciare la notte i locali, la manterrà lui. 5 milioni al mese più la carta di credito. Katarina non vuole accettare, ma lui insiste e le promette che la presenterà ad una stilista di moda, sua amica, e allora lei accetta, raggiante. E quindi raccontandovi la storia di Katarina e Witold, siamo arrivati appunto a riparlare di Carlo e soprattutto dell'inizio del mio racconto, quindi di Carlo dentro a quella macchina. Ma torniamo a lui, allora. Carlo, appunto, l'abbiamo detto, dopo il matrimonio rimane cristallizzato in questa vita da playboy, si lavora, però poi tutto quello che guadagna lo spende appunto in questa vita dal tenore altissimo. È benestante, almeno all'apparenza, amante delle belle macchine, amante anche delle belle donne, che per lui, non lo dico io, ma è quello che un po', diceva lui, sono una sorta di status. Va a mangiare nei migliori ristoranti, viaggia molto, fa vacanze extra lusso e gli piacciono molto anche le belle case, insomma, si gode la bella vita. Nonostante i rapporti con Katarina, lui comunque continua la sua vita, comunque continua anche a girare nei nightclub la sera con gli amici ed è quello che fa anche quel weekend di carnevale tra l'8 e il 9 febbraio del 1986. Vediamo cosa fa durante quella sera. La sera dell'8 febbraio 1986 Carlo ha appuntamento con un suo amico di nome Gianni per andare a bere qualcosa insieme. Si vedono alle ore 22 al bar Obelisco dove bevono qualcosa e poi Gianni sale in macchina con Carlo per proseguire la serata e fare qualcosa di diverso. La loro prima tappa è al Picchio Rosso a Formigine e poi decidono di proseguire a Bologna al locale La Fontanina dove a quanto pare c'è addirittura un uomo che fa l'ipnosi sui clienti. Lungo la strada però decidono di fare una deviazione perché è troppo presto per lo spettacolo di ipnosi. Fanno tappa intermedia a un nightclub che si chiama La Nuvola Nera dove si intrattengono per un'ora e poi forse per stanchezza o per noia decidono di non proseguire verso Bologna ma di tornare indietro verso Parma.
A quel punto Carlo accosta di fianco alla macchina del suo amico Gianni e si danno appuntamento per la sera dopo per andarcene insieme. Gianni sale in auto, ma non riesce a mettere subito in moto la sua macchina perché il gelo ha intorpidito il motore, quindi si attarda un attimo. Finalmente riparte e ripercorre lentamente via Don Bosco, quando all'improvviso vede due figure davanti a sé. Riconosce subito una delle due figure, è il suo amico Carlo, e a fianco c'è, insieme a lui, una figura incappucciata in un pesante giubbotto e con un cappellino calcato in testa, quindi lui non riesce a riconoscere se sia un uomo o una donna. Gianni abbassa il finestrino per un ultimo saluto al suo amico Carlo, che si gira e con un ampio movimento della mano lo saluta e gli dice un'ultima frase: "Ciao, Cicco". Sono le ultime parole che Gianni sentirà pronunciare al suo amico Carlo Mazza, ma c'è di più. Lui sarà anche l'ultima persona a vederlo in vita, ovviamente oltre a quella misteriosa figura al suo fianco. Sì, perché il giorno dopo, domenica 9 febbraio, Carlo Mazza non sta dormendo in macchina come suo figlio Michele spera. Carlo Mazza è morto. Pochi minuti dopo il ritrovamento del corpo di Carlo Mazza in quella macchina, domenica 9 febbraio, arrivano sul posto gli inquirenti e il medico legale. Il medico legale sale dentro la macchina e solleva il capo di Carlo per osservare meglio il volto e anche appunto il suo capo, la testa, e nota che Carlo presenta dei rivoletti di sangue coagulati che escono dalle orecchie e dal naso. Altre macchioline poi infiorettano anche la manica della giacca. Però c'è qualcosa che non quadra in quella scena, c'è qualcosa che non va e il medico legale se ne accorge subito. Il medico legale sta cercando qualcosa nella testa della Salma, sta aprendo i capelli perché appunto cerca il segno ovviamente di un trauma. Però a un certo punto si ferma perché non ha trovato conferma ai suoi sospetti. Alla fine prende carta e penna e scrive il suo responso. Scrive le condizioni in cui quella mattina ha trovato il corpo di Carlo Mazza e poi alla fine, quasi come se le dovesse appiccicare lì, aggiunge due righe. Non sono presenti segni di ferite o colpi d'arma da fuoco. Allora l'alternativa può solo essere una: infarto. La notizia della morte di Carlo Mazza coglie tutti con estrema incredulità e sorpresa. Il funerale di Carlo Mazza viene trasmesso da Teleparma perché Carlo è un figlio di Parma ed è giusto che sua madre lo pianga. Ma la morte di Carlo Mazza per infarto in realtà non convince davvero nessuno. Sì, in fondo potrebbe essere, ma nessuno ci crede davvero, è impossibile. Carlo era un cinquantenne nel fisico di un trentenne, scoppiava di salute, quindi è davvero strano crederlo per Parma. Cambiamo scena e vogliamo ora ad Amburgo, sempre il 9 febbraio, di sera, a poche ore dal ritrovamento di quel corpo all'interno della macchina. Katarina e Witold, ve li ricordate ovviamente, si ritrovano insieme da una settimana perché lei è andata a trovare suo figlio Niki ad Amburgo, in Germania. Come vi ho già detto, e non ve lo ripeto più di tanto, il matrimonio a questo punto fra Katarina e Witold è sostanzialmente scoppiato. La coppia si è lasciata e lui è tornato in Germania con il figlio Niki e è stato scoppiato anche il loro duo artistico, Virginia e Victor. Mentre Witold torna in Germania con il figlio Niki, Katarina rimane a lavorare a Modena perché guadagna bene e quindi può provvedere anche a suo figlio, ma in realtà anche a suo marito. Non è questa distanza fra i due ad averli messi in crisi, ma vecchie, vecchie ruggini. Inoltre, Witold, a quanto pare, sa che sua moglie ha una relazione con un imprenditore parmigiano. Dunque, nonostante si sia detto che Witold non lo sapesse, Witold in realtà lo sa e lo sa bene. A un certo punto era arrivato addirittura a minacciare Katarina. Non avevano mai realmente parlato davvero di Carlo, non lo avevano mai nominato, però una volta lui era arrivato a minacciarla. Se mi lasci, prima ammazzo te, poi nostro figlio Niki e infine mi ammazzo io. Quindi una minaccia davvero terribile, la più terribile. Katarina però non era disposta a rinunciare all'uomo che ama e quindi non ci aveva rinunciato, ma aveva comunque paura.
Nonostante le minacce di Witold, continua a mostrarsi a Parma con Carlo, perché tanto Witold è lontano e ogni domenica a casa della madre di Carlo a mangiare i tortellini brodo. Per Parma loro sono una coppia, però c'è anche un rovescio della medaglia, difficile da portare. A un certo punto Catarina rimane incinta di Carlo, ma decide di non tenere quel bambino, nonostante lo desideri, perché quel bambino avrebbe completamente mandato, secondo lei, fuori di testa Witold. Ha troppa paura che Witold non regga il colpo e quindi prende questa dura decisione, una decisione molto dura sia per lei che a quanto pare per Carlo. Witold, dal canto suo, non vuole arrendersi, desidera ancora Catarina vicino a sé e si culla ancora nella speranza che insieme crescano il loro figlio, Nicky. Catarina, invece, ha altri progetti. Quella domenica sera è l'ultima che passerà insieme a Witold. L'indomani partirà perché dovrà andare via in viaggio insieme a Carlo, alle Mauritius. Sarà una loro luna di miele anticipata, in attesa di chiedere finalmente il divorzio a Witold. È decisa. Witold, quella sera, invita Catarina fuori a cena. Catarina non vorrebbe andare, ma poi guarda suo marito. Ha lo sguardo triste e lei si sente in colpa perché sa di essere la causa di quella tristezza. Quindi, malvolentieri, accetta. Vanno al ristorante cinese in fondo alla strada, dove si siedono alle 7:30, imbarazzati e senza sapere bene cosa dire. Catarina alla fine non ce la fa più e decide di confessarsi a Witold. Gli racconta che ama un altro uomo di nome Carlo e che a giorni partirà con lui per un viaggio. Witold si ricorda molto bene di Carlo, lì allo Schilling, bello e sicuro di sé. Rimane in silenzio e Catarina inizia a temere che suo marito le esploderà di colpo in faccia tutta la sua rabbia. Ma non è così. Witold a un certo punto solleva una spalla e dice: "Ah, sì. Quella è la prima volta in cui Carlo si palesa davvero in mezzo a loro." Arriva l'antipasto e i due lo consumano in silenzio. Poi, quando hanno finito di mangiare, Witold dice una cosa stranissima: "Chiamalo." E lo dice con voce melliflua, quasi premurosa. Catarina sembra non capire e lui le dice: "Chiamalo, dai, così capisci se questo viaggio è confermato." Catarina percepisce qualcosa di molto strano in quella richiesta. Però, visto che Witold insiste, si alza e chiede al ristoratore di poter fare una telefonata. Compone il numero di telefono della casa della mamma di Carlo, che conosce a memoria. Le risponderà una donna, la cugina di Carlo. Quando torna al tavolo, Caterina è impietrita. Witold invece l'aspetta in silenzio, con i gomiti sul tavolo e le mani congiunte, e aspetta. Le prime lacrime iniziano a rigare il volto di Catarina. Carlo è morto, parlano di trombosi. Witold si asciuga la bocca con il tovagliolo e poi con voce neutra dice: "Chissà se ti saresti disperata così se fosse capitato a me." Tornati a casa, Catarina è disperata e inizia a gettare alla rinfusa cose nella valigia senza nemmeno capire che cosa ci stia gettando dentro. E nel frattempo Witold le gira attorno, continuando a ripetere cose assolutamente inappropriate al momento. Poi, quando Catarina ha un mancamento e collassa sul divano, lui addirittura tenta un approccio. Lei ovviamente lo respinge. Qualcosa di grottesco sta fuoriuscendo da suo marito. Quello che vi ho raccontato non è frutto della mia fantasia, ma è un resoconto dettagliato del momento in cui Catarina ha appreso della morte di Carlo, raccontata direttamente da Catarina agli inquirenti e ad un giornalista. Ma quello che Catarina racconta in questo frangente, lo vedremo poi, non verrà in realtà creduto. Come sia andata, la mattina dopo, il 10 febbraio, Catarina è già su un volo diretta a Linate. Nello stesso istante, quella mattina, l'anatomopatologa ha di fronte a sé il corpo nudo di Carlo Mazza. È convinta che quel corpo abbia ancora qualcosa da raccontare. Sembrerebbe infatti che Carlo abbia avuto un trauma di qualche natura, ma non ce n'è traccia.
E poi si scoprono due forellini minuscoli, uno in prossimità della nuca e uno in prossimità di un orecchio. E a quel punto non ci sono più dubbi. Sono due piccoli fori di pistola. Nella Renault 5 di Carlo, attenzione, effettivamente erano stati trovati a terra su un tappetino due bossoli appartenenti ad una piccola semiautomatica introvabile ormai in commercio. Una 6.35, lo stesso diametro di una matita. E dato che il medico legale non aveva ritrovato nessuna ferita sul corpo di Carlo, aveva ricondotto quei due bossoli alla passione di Carlo per il tiro a segno, anche se ammettiamo che è una coincidenza alquanto strana. Adesso invece quei due fori sul cranio di Carlo aprono finalmente una nuova pista, quella giusta. Omicidio. E danno il via al giallo di Parma. Quei due minuscoli forellini erano davvero sfuggiti al primo medico legale. Queste sono cose che non dovrebbero capitare, ma ahimè, a volte capitano. Il gelo della notte, Carlo era rimasto tutta la notte, probabilmente parte della notte, in quella macchina al gelo, avevano reso la pelle raggrinzita e la pelle si era chiusa praticamente su quei due minuscoli fori. Ma adesso la domanda che tutti si pongono è la medesima. Chi ha sparato a Carlo e perché? Si scava dunque nella vita privata di Carlo, nella sua vita economica, familiare, ma anche amorosa, privata, più privata possibile. Tutti sanno che Carlo è un playboy e tutti sanno che ultimamente è molto legato ad una ballerina di un nightclub, Katarina Miroslava. A questo punto però gli occhi si appuntano tutti sopra Katarina. All'istante. Ma perché? Carlo con Katarina andava molto d'accordo ed era stato davvero molto generoso. Le aveva affittato un appartamento a Parma, la manteneva, le aveva dato una rendita mensile di diversi milioni di lire. Ma c'è di più. 7 mesi prima di venire ritrovato dentro quella macchina, morto, aveva fatto un regalo molto strano a Katarina, un pegno d'amore bizzarro alquanto. Le aveva regalato un'assicurazione sulla vita da 1 miliardo di lire. Per farvela breve, se qualcosa di brutto capitava a Carlo, Katarina veniva indennizzata con 1 miliardo di lire e questo indennizzo funzionava anche in caso di morte provocata. Katarina spiega le sue ragioni e lo fa anche di fronte all'ispettore Reda che l'aspetta alienate e piomba su di lei come un falco, ponendole subito tutta una serie di domande circa questa assicurazione ritrovata in una valigia di Pollini nella casa che i due condividevano insieme a Parma, il loro nido d'amore. Katarina quindi comprende subito di essere finita in un gigantesco guaio dalla padella alla brace. E proprio durante le prime curve per uscire dall'aeroporto di Linate commette il primo grande madornale errore. L'ispettore le chiede del suo periodo ad Amburgo quella settimana, proprio quando Carlo è morto, e le chiede anche circa suo marito. Witold è rimasto sempre a casa con lei? E Caterina di getto risponde sì. Witold non si è mai allontanato in quella settimana. Successivamente cambierà versione perché Witold in realtà si è assentato qualche giorno da Amburgo, ma lei sul momento, temendo che il marito c'entrasse davvero qualcosa con la morte di Carlo, era stata colta dal panico e aveva mentito. Arrivata a Parma, Katarina comunque viene portata in questura e viene interrogata per molte ore. Nella borsa di Katarina vengono ritrovate delle ricevute di un banco di pegni. Quando gliene chiedono conto, Katarina risponde che Witold le aveva chiesto di impegnare alcuni gioielli e la sua pelliccia. Il loro conto cointestato è in rosso e questo è un fatto rilevante e da questo momento in poi le cose per Katarina si mettono ancora peggio. Dopo una notte passata insonne, l'indomani Katarina viene nuovamente interrogata e questa volta spontaneamente dichiara di aver mentito. Suo marito Witold non era rimasto sempre al suo fianco ad Amburgo. Dal 6 al 9, attenzione, aveva dichiarato alla moglie di essersi recato a Stoccarda per un colloquio di lavoro ed effettivamente si era assentato. Inoltre Katarina spiega i sentimenti che la legavano a quell'uomo, a Carlo, perché vuole che tutto sia chiaro, tutto quello che è oscuro fra lei e Carlo sia chiaro anche agli inquirenti. Loro non erano dei semplici amanti, loro si amavano.
Carlo, un po' come in Pretty Woman, l'aveva salvata da una vita difficile, la vita dei night, dove tutte le sere doveva esibirsi di fronte a una schiera di uomini che la osservavano. Caterina aveva già smesso da tempo di lavorare e ogni sera aspettava il suo Carlo a casa. Poi uscivano insieme, passavano del tempo insieme. La loro era una relazione che aveva un senso e soprattutto un sentimento. Ma quella bugia ormai ha fatto il patatrac. Quella stessa sera Caterina entra per la prima volta in carcere. Rimane 4 giorni e 4 notti in una cella nel convento di San Francesco, proprio mentre Carlo Mazza compie il suo ultimo viaggio. Ora però, nonostante il racconto appassionato di Catarina, bisogna davvero fare chiarezza. In quei giorni il Corriere della Sera scriverà ironicamente che il primo medico legale che analizzò Carlo Mazza era da premio Nobel. Infatti, grazie a lui, le indagini sulla vicenda di Carlo Mazza e sul suo omicidio erano iniziate con 30 ore di ritardo. L'11 maggio del 1987 inizia il primo processo in quello che è stato ribattezzato dalla stampa il giallo di Carnevale. Quello che si sa è che Carlo Mazza, noto imprenditore benestante, aveva una relazione con una donna sposata e che a questa donna aveva intestato un'assicurazione sulla vita da 1 miliardo di lire. La donna in questione è appunto un marito che soffre di solitudine e molto geloso. E quindi abbiamo tutti gli ingredienti per quello che si prospetta come un dramma d'amore. Carlo Mazza, dal canto suo, ha molte luci ma altrettante ombre. Ad esempio, non è così benestante come appariva ai più. Ostentava tanto. Aveva poi questa strana mania, questo pallino, di elargire polizze assicurative come se non ci fosse un domani, non soltanto a Catarina, ma anche a sua madre, a suo figlio Michele e ad altre sue ex fiamme. In particolare salta il nome di una donna di nome Nelly a cui aveva intestato una polizza assicurativa da 500 milioni di lire. Nelly è una ballerina di Bergamo che però è legata a un uomo del clan Turatello. Per chi non lo sapesse, Francis Turatello, soprannominato Faccia d'Angelo, era un noto boss all'epoca della mafia milanese. Quindi delle frequentazioni tutt'altro che, diciamo, semplici. Nelly e Carlo avevano avuto una lunga relazione, un po' come quella fra Carlo e Catarina, e lui le aveva fatto tantissimi regali, le aveva intestato questa assicurazione. Carlo per Nelly aveva fatto sacrifici, ma aveva corso anche notevoli rischi. Pensate che si vedevano sempre ad un ristorante, ma Nelly si portava dietro una controfigura, una copertura, che era la sua amica Nerina. In realtà era lei che si vedeva con Carlo, ma facevano finta che Carlo si vedesse con Nerina. Ma ora ci chiediamo, perché Carlo Mazza intestava queste polizze assicurative come se non ci fosse un domani? Beh, perché nonostante ostentasse e vivesse al massimo, spendendo milioni e milioni di lire al mese, in realtà Carlo Mazza era sul lastrico. Dunque, tiriamo le fila. I responsabili per l'accusa sono certamente Whittle e Catarina, che avrebbero ucciso l'uomo per intascare la gustosa polizza assicurativa. Ma perché Catarina avrebbe dovuto uccidere l'uomo che amava? Un uomo che le aveva donato tanto, non soltanto in termini materiali, ma che l'aveva anche tolta da una vita scomoda. Ma chiaramente per il dio denaro. Quella polizza assicurativa prevedeva che Catarina intascasse 1 miliardo di vecchie lire, anche in caso di morte provocata. Catarina a quel punto sarebbe stata libera, sola e ricca. Catarina si oppone sempre con grande tenacia a queste accuse. Lei amava davvero Carlo e sottolinea la purezza del loro amore. Inoltre aveva anche un alibi molto grande perché si trovava in Germania quando l'omicidio è stato perpetrato. Quest'alibi però non impressiona più di tanto gli inquirenti perché pensano che Catarina sia in realtà la mandante, ma che l'esecutore materiale del delitto sia suo marito Whittle. Whittle, sul banco degli imputati, tenta in tutti i modi di giustificarsi. Non sapeva affatto che sua moglie avesse un amante.
L'accusa però non gli crede perché Witold, ad esempio, intascava molti soldi da Katarina ogni mese, soldi che erano ben sopra alle possibilità di una ballerina. Possibile che non si fosse mai chiesto nulla. Inoltre, nell'estate del 1985, quando Witold torna in Germania, pernota un intervento molto particolare. Un trapianto di capelli. L'appuntamento, fatto molto curioso, viene preso proprio il giorno dopo a quando Carlo intesta la polizza assicurativa a sua moglie Caterina. Coincidenze? Witold continua sempre più impacciato a giustificarsi. Non sapeva nulla di quella polizza assicurativa e delle relazioni di sua moglie con Carlo Mazza. Sognava da tempo quel trapianto di capelli e quindi aveva fatto un mutuo con la banca. Ma il problema più grosso per Witold è ciò che sua moglie ha dichiarato. Inizialmente ha dichiarato che Witold non si era mai mosso ad Amburgo e poi che era partito proprio 3 giorni prima del delitto. Witold a quel punto fornisce anche lui la sua versione. Era arrivato ad Amburgo a gennaio, il 3 febbraio aveva incontrato Katarina a Monaco di Baviera e poi era ritornato per un momento a casa di suo fratello che stava inaugurando la sua nuova casa ad Amburgo. La festa di inaugurazione è proprio la sera dell'8 febbraio e ovviamente sia il fratello che i vicini del fratello confermano la versione di Witold. C'è un fatto molto strano però. Nell'appartamento a Modena, l'appartamento di Katarina e di Witold, vengono ritrovati i resti del passaggio di qualcuno. Parto con il dirvi che le chiavi di questo appartamento le posseggono solo 3 persone: Katarina, Witold e la donna delle pulizie. Anna Maria, la donna delle pulizie, racconta di essere andata nell'appartamento per pulirlo, ma anche perché dovevano depositare un frigo nuovo. Il vecchio si era rotto. La sostituzione del frigo avviene il 5 febbraio del 1986. Il pomeriggio del 5 febbraio, dunque, Anna Maria si occupa di controllare questa sostituzione del frigo e lascia la casa perfettamente pulita. Inoltre, il frigo nuovo, ovviamente, è assolutamente vuoto. Quando però la signora ci ritorna l'11 febbraio, ricordatevi che Carlo Mazza è stato ritrovato morto il 9 febbraio, la signora Anna Maria nota subito molte cose strane. Ci sono 2 bottigliette di succo di frutta all'interno di quel frigo nuovo che riportano una marca tedesca e non sono vendute in Italia. Il letto è disfatto, nel cestino ci sono dei calzettoni di spugna e uno scontrino di un supermercato a Monaco di Baviera. Dunque, sicuramente tra il 5 e l'11 febbraio, e ricordiamoci che Carlo Mazza è morto tra l'8 e il 9 febbraio, qualcuno che prima è stato a Monaco di Baviera è passato da lì. I parenti di Carlo aggiungono dei fatti molto importanti a questo punto durante il processo. Raccontano che Carlo, nell'ultimo periodo della sua vita, era diverso. Appariva insofferente, meno incline ad elargire denaro, meno spensierato e sorridente, non era assolutamente nella sua persona. In un paio di occasioni lo avevano sentito dire a Caterina che era arcistufo di pagare per tutto e per tutti e che voleva farla finita con quella storia. Le cose per Witold e Caterina dunque si mettono davvero molto male. In realtà però anche la difesa punta tutto su quella polizza assicurativa. La difesa afferma che Carlo Mazza non aveva assolutamente una situazione economica rosea e che quindi stipulava tantissime polizze assicurative per continuare a vivere una vita ben al di sopra delle sue possibilità. Per farvela breve, aveva a che fare con degli strozzini. È una tipica modalità di strozzinaggio prestare dei soldi a qualcuno a patto che il beneficiario intesti delle polizze assicurative a persone a lui vicine, esattamente come faceva Carlo Mazza. Così, se il debito non viene risarcito, gli strozzini possono tenerlo in scacco. Quindi Carlo Mazza è stato ucciso dai suoi creditori. Venerdì 15 maggio, colpo di scena. Witold e Katarina vengono assolti per insufficienza di prove. L'accusa ovviamente impugna la sentenza, ma al momento Witold e Katarina possono respirare. Ma a questo punto il giallo si infittisce. Credo
Credetemi, ora questa storia si sta per trasformare in un giallo investigativo che ci appare proprio come la trama di un film. Nell'aprile del 1988, in un caldo ufficio di un palazzo di Milano, tre uomini hanno una bella gatta da pelare. Sono un dirigente, un funzionario e un liquidatore di una compagnia assicurativa. L'innocenza di Catarina, stando al processo, significa che la polizza assicurativa da 1 miliardo di lire è valida e quindi l'assicurazione deve versarle quella somma. Mai nella sua storia la compagnia assicurativa ha dovuto davvero versare quella somma, tale da mettere a rischio l'azienda stessa. Propongono dunque a Catarina un accordo, 600 milioni subito, ma Catarina rifiuta, lei vuole tutto. E quindi i tre si chiudono in ufficio a spremersi le meningi per capire come fare. Devono trovare subito una soluzione e nell'Italia degli anni 80 le truffe alle assicurazioni non sono una cosa così rara e le assicurazioni sanno come tutelarsi. I tre credono che nel processo Whittle e Catarina non sia stata utilizzata tutta la perizia necessaria. Ad esempio, non sono state mai fatte delle indagini investigative in Germania. Così i tre decidono che prima di darla davvero vinta a Catarina e versarle tutti quei soldi, devono quantomeno tentare di scoprirne di più. Del resto, non hanno ormai più nulla da perdere. Assoldano dunque un investigatore privato, il suo nome è Heinz Rumenap e è un esperto di intrighi amorosi, persone scomparse e, perché no, di truffe assicurative. Il suo fiuto lo conduce dritto dritto a Monaco di Baviera, in una ditta di autotrasporti dove lavora Hans, ex coinquilino di un uomo che si chiama Zibi Miroslava, il fratello di Catarina. Hans e Zibi, oltre che coinquilini, sono anche colleghi di lavoro e Hans è da sempre innamorato di Zibi, che non lo ricambia. Ad un certo punto Hans racconta che Zibi si licenzia e va a vivere in Italia, lasciando dietro di sé una scia di debiti. Strano dunque, dice Hans all'investigatore, che Zibi nell'estate del 1985 avesse deciso di mettersi in proprio. Aveva acquistato un furgone Mercedes nuovo di pacca. Con quali soldi? Non si sa. Hans non può sapere che 2 giorni prima di quell'acquisto, Carlo Mazza aveva stipulato quella polizza assicurativa in favore della sorella di Zibi. 2 giorni dopo questo primo incontro, Hans richiama l'investigatore privato perché si è ricordato di un particolare che potrebbe essere interessante. Ricorda che Zibi, il 6 febbraio del 1986, si era assentato da casa. Al suo rientro, era stato fuori città, aveva chiesto ad Hans di confermare che in quel weekend i due erano stati insieme, anche se questo non era vero. In seguito, Hans, che ora uscirà dalla nostra scena, dichiarerà anche di aver ricevuto delle minacce da parte della famiglia di Witold, il cognato di Zibi, affinché lui racconti questa versione e non dica altro. In seguito a queste dichiarazioni, l'investigatore privato Heinz scoprirà altro. Zibi aveva noleggiato il 7 febbraio del 1986 a Monaco di Baviera una macchina insieme a un suo amico, un certo Dimo Paulus, detto più semplicemente d'ora in avanti il greco. Rintracciata quella macchina, l'investigatore scopre qualcosa di ancora più inquietante. Quella macchina non era stata riconsegnata a Monaco di Baviera, ma bensì ad Amburgo alle 19:20 del 9 febbraio 1986, più o meno nello stesso momento in cui, se lo ricordate, Catarina e Witold si sedevano al ristorante cinese. Il percorso registrato è di 2.243 km, esattamente quelli che compongono il tragitto Monaco di Baviera, Modena, Parma, Amburgo. 60 ore di viaggio compiute in meno di 3 giorni di tempo. Faticoso sì, ma non impossibile, soprattutto per due persone che si alternano alla guida. Dunque il nuovo scenario è presto scritto. Il fratello di Catarina, un sicario, salgono su un'auto a Monaco dove acquistano anche quei famosi succhi di frutta. Si fermano all'appartamento di Modena dove lasciano tracce di loro, proseguono per Parma dove uccidono un uomo e ripartono verso Amburgo senza nemmeno pagare il conto del noleggio. Un testimone dichiarerà poi di aver visto una macchina grigia con targa tedesca dietro a quella di Mazza la notte in cui verrà ucciso. E a casa di Dimo Paulus verrà ritrovata una pistola molto rara, un'arma molto particolare e vecchia, calibro 6.35. Lo stesso tipo di arma compatibile con quella che ha freddato Carlo Mazza.
Alla compagnia assicurativa finalmente possono esultare. Il caso è riaperto. Fermato ed interrogato, Zbi Miroslav, il fratello di Katarina, conferma di aver preso quella macchina a noleggio, ma perché glielo aveva chiesto suo cognato Witold. Anche Witold conferma la versione di Zbi. È vero, aveva chiesto a suo cognato di noleggiare quell'auto per poi rivenderla in Polonia. Una truffa semplice e da soldi facili. Ma la truffa non va a buon fine ed è lo stesso Witold alla fine a riportare la macchina in questione, una Ford Sierra, a noleggio. Gli inquirenti chiaramente non gli credono, pensano che quella macchina sia servita invece per eliminare Carlo Mazza. E Katarina in questa storia che ruolo avrebbe avuto? Per gli inquirenti e per l'accusa è lei la regista, è lei la pupara, è lei che avrebbe istigato e ammaliato il fratello e il marito per eliminare Carlo Mazza. L'indagine dell'assicurazione quindi viene presentata in procura e il caso viene riaperto. Il 22 aprile del 1991 si apre il secondo processo d'appello a Bologna. L'aula è semplicemente stracolma e tutti gli occhi sono puntati su Katarina. Ci sono tutti Katarina, Witold, Zibi e il greco. Si sottolinea in particolare in questo processo il distacco che in realtà Carlo ormai provava nei confronti di Katarina. Carlo era stanco e insofferente, forse su di lui pesavano troppe cose, anche quel figlio non nato e le minacce di Witold. Non ne poteva più Carlo di pagare per tutto e per tutti. Non manteneva soltanto Katarina, ma anche tutta la sua famiglia. Il giudice si pronuncia: 24 anni per Witold, 21 anni e mezzo per Katarina, Zibi e il greco. Viene disposto subito l'arresto di Witold che scappa, mentre Katarina non viene subito arrestata e quindi continua a lavorare, anzi, lavora più che mai in questo momento. I giornali impazziscono dal tribunale al Night, tutti la vogliono. In questo periodo Katarina si esibisce con un suo nuovo spettacolo, dal titolo Sensualità. Katarina non fugge perché aspetta la Cassazione e dichiara che ha ancora fiducia nella giustizia italiana. Beh, sembra quasi uno scherzo, ma si dà il caso che a presiedere la Corte di Cassazione c'è un giudice molto particolare, Corrado Carnevale, detto anche l'ammazza sentenze, per il suo vizio ad azzerare processi e sentenze clamorose. E anche questa volta infila lo scherzetto e annulla tutte le precedenti sentenze a carico di Zibi, Witold e Katarina e il greco. Dichiara il movente non valido e quindi il processo si deve rifare da zero. È il 1 luglio del 1992 quando le speranze di Katarina si dissolvono del tutto. Tutte le condanne vengono confermate ad eccezione del greco, che viene invece assolto. Lui piange, un incubo è finito. Il giallo di Parma sembrerebbe chiuso, o forse no. Zibi finisce in carcere, mentre Katarina e Witold, che non erano presenti alla lettura della sentenza, si danno alla fuga. Katarina nel frattempo si è fidanzata con un nuovo imprenditore di Parma, Leo Salvioli, che interrogato non sa dove la sua donna sia finita. Viene dunque spiccato un mandato di cattura internazionale per Virginia e Victor, quelli che un tempo erano stati i due amanti intergalattici, che ovviamente questa volta non sono fuggiti insieme. Witold viene ritrovato il 12 dicembre del 1992, magro e consumato, senza fissa dimora. Ha vissuto rintanandosi come un topo in un alberghetto dietro l'altro e quando vede arrivare la polizia si consegna quasi con gioia a loro. Sono stanco, stanco come non mai nella mia vita. È uscito di prigione nel novembre del 2015 e così pure Zibi, che oggi è un uomo libero. Katarina invece si è dissolta come in uno dei suoi spettacoli da mediatrice. C'è chi dice di averla vista a Praga, chi ad Oslo, chi seduta nella metropolitana a New York. Lei sfida tutti e poco dopo la conferma della Cassazione esce fuori in un'intervista a Mixer riapparendo negli schermi televisivi italiani e si dichiara latitante, latitante per senso di giustizia. Nel settembre del 1994 di lei si sono perse le tracce, scompare per 8 lunghi anni. In questi anni ama ancora, rimane incinta, partorisce una bambina, vive al massimo, come sempre, fino all'ultimo morso. Il 3 febbraio del 2000 c'è la svolta definitiva. Due poliziotti in borghese della squadra mobile di Parma camminano lungo una via che taglia il 15° distretto di Vienna. Cercano il civico 8 con insistenza.
Saliti al civico numero 8, senza indugi, suonano al campanello e subito apre una donna con i capelli biondi legati in una crocchia. Siamo della polizia, Caterina Miroslava, lei è in arresto. La donna appare disorientata, sgrana gli occhi e risponde in tedesco: Ma siete venuti qui per la denuncia che ho fatto? Mi sembra troppo presto. Quale denuncia? Chiede il poliziotto austriaco che accompagna i due colleghi di Parma. Ho inserito per sbaglio in un bancomat una tessera non mia e quindi. No, signora, siamo qui per arrestarla. La donna a quel punto abbassa gli occhi, si scioglie i capelli e fa entrare in casa gli agenti. Siete stati bravi, dice agli agenti, a voce bassa e in italiano questa volta. Catarina viene trasferita subito da Vienna al carcere di Udine e poi nella Giudecca a Venezia. La sua pena finirà nell'estate del 2021. Non è ancora finita qui. Mentre è in carcere, solo allora Witold confessa. Scrive un memoriale e confessa pubblicamente di essere stato lui e soltanto lui ad uccidere Carlo Mazza. Caterina non c'entrava nulla, era folle di gelosia e quindi aveva raggiunto Carlo una sera. L'uomo lo aveva guardato con disprezzo dall'alto in basso e gli aveva detto di dimenticarsi di sua moglie Caterina, ma anche di suo figlio Nicky. E Witold, dopo aver per tanto tempo trattenuto l'umiliazione e la repressione, aveva premuto quel grilletto. Nicky apprende della confessione del padre. Oggi è un uomo che vive in Germania. Gli scrive una lettera in cui lo maledice per aver rovinato la sua vita e quella di sua madre. Dunque sono due le ipotesi. O Katarina aveva davvero ragione, oppure Witold sta tentando ancora una volta di riconquistarla. Immolandosi per lei. A voi la scelta, passione o denaro? Caterina è innocente oppure è colpevole? In ogni caso, la Cassazione respinge il ricorso che Caterina presenta. Caterina può solo tirare avanti, non parla con nessuno della figlia avuta con Leo Salvioli, la protegge ad ogni costo. In carcere trova la fede e si diploma, frequenta corsi di cosmesi. Al mattino raccoglie i frutti dell'orto e tiene un corso di aerobica e uno di danza alle detenute. La sera torna nella cella numero 2, soprannominata la cella delle balenghe, delle zingare. Nel 2010 ottiene la semilibertà e nel 2013 l'indulto la renderà una donna libera. Torna a camminare a testa alta per Venezia, di cui sembra l'incarnazione, bella, misteriosa e decadente. Continua a professare il suo amore per Carlo e a dichiararsi ancora oggi innocente. Oggi vive a Vienna e, stando alle ultime indiscrezioni, lavora come traduttrice. A volte torna a Parma e forse ricorda quanto ha vissuto, quanto ha perso e quanto ha amato. Caterina sembra che abbia vissuto davvero sei vite in una. E voi cosa ne pensate? È una donna innocente o è una donna colpevole, vittima di uno stigma che le hanno appiccicato addosso, ovvero di essere una donna fatale? Grazie come sempre per avermi seguito. Io questa volta non so se sono stata sufficientemente chiara e se io sia riuscita a catturarvi, perché questo è stato davvero un caso che quando l'ho letto mi è risultato tutto chiaro, ma quando ho scritto il testo e ho intrecciato i vari pezzi è stato faticoso e anche raccontarlo è stato difficile perché sembra davvero la sceneggiatura di un film, cioè non una storia vera, invece è la realtà. Come sempre, noi ci vediamo ogni martedì, al prossimo video.